avvicinando alla 19ª edizione del torneo delle nazioni di Gradisca di Isonzo, uno dei tornei calcistici giovanili under 15 tra i più importanti al mondo, e in questa edizione 2023 tra gli eventi collaterali il progetto Sport e Turismo promosso da Promoturismo Friuli Venezia Giulia, che ha visto l'adesione entusiastica di alcuni comuni che sono protagonisti anche per quanto riguarda l'ospitalità delle partite e hanno aderito a questo progetto. Tra questi comuni c'è Grado, e qui vicino a me c'è l'assessore Renato Bonaldo. Allora assessore, avete aderito a questo importante progetto di sport e turismo nell'ambito di questo evento molto molto importante dal punto di vista internazionale. Quale sarà l'offerta turistica che Grado, l'Isola d'Oro, avrà il piacere di offrire a queste delegazioni straniere? Beh, buongiorno a tutti, cioè, tengo a sottolineare che da sempre siamo partner di questa importante iniziativa. Devo dire che in questo contesto il territorio ha una visione assolutamente internazionale e Grado per natura, per vocazione turistica, dà, come dire, ben volentieri spazio, visibilità e in qualche maniera diventa anche protagonista. Per quello che riguarda invece il coinvolgimento e l'offerta che intendiamo proporre, e questa va come la nostra tradizione per quello che è l'ambiente, la natura, la nostra storia e quella che è la nostra forza culinaria della nostra offerta. In questo contesto ci saranno una serie di iniziative dove gli atleti, i diversi protagonisti del torneo saranno accompagnati a visitare la nostra isola, e questa sarà la nostra presenza in questo senso. Assessore, lei a livello di amministrazione ponete molta attenzione anche su quello che è il turismo sportivo, non soltanto durante la stagione estiva, ma nell'arco di tutto l'anno. Sì, da sempre Grado in questo senso cerca di essere protagonista. Va da sé che diventa importante strutturare anche quello che è il nostro ambiente con l'offerta turistica / sportiva. E ammetto che abbiamo una certa carenza in termini di per quello che sono gli impianti, però in questo senso l'amministrazione sta spingendo molto, stiamo lavorando e la regione conferma ed ha confermato in questo primo anno della nostra amministrazione la presenza in questo senso.